Amici cinefili, bentrovati ad un nuovo video. Sono appena uscito dalla visione di Valerian e la città dei mille pianeti, per la regia di Luc Besson, anno 2017, durata 140 minuti. Prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi alla Lega dei Recensori, troverete il link qui. Allora, io ho amato Luc Besson, secondo me nel suo capolavoro che è stato appunto Il quinto elemento, un film che io adoro, del quale ancora non vi ho parlato ma che sicuramente nei prossimi video vi parlerò, è un film che ha lanciato Mila Jovovich. Ora, Valerian purtroppo è stato una bella idea, un film pieno di fuochi d'artificio, di goduria per gli occhi, effetti speciali stratosferici, cioè secondo me vale la pena vederlo almeno per gli effetti speciali. Per il resto, ahimè, è carente in tantissime cose. Iniziando dai due protagonisti, che sono due agenti speciali, una sorta di James Bond dello spazio, i quali secondo me non riescono veramente ad entrare nella parte. Comunque il protagonista, Valerian, o Valerian come si dice in francese, non ha proprio la faccia, sembra veramente un bambino privo di espressioni. Per non parlare anche dell'attrice Delevingne, come diamine si chiama, Cara Delevingne, che proprio secondo me non sa proprio recitare, non è proprio adatta a questo ruolo e, ripeto, mi sembrano due personaggi inespressivi. Se la prima parte del film secondo me merita, perché è veramente intrigante, soprattutto è molto bella la scena quando sono nella realtà virtuale, quando devono recuperare una cosa, e si inoltrano in questo market spaziale, entrano in un'altra dimensione, in poche parole. Veramente una scena, una delle parti più belle del film, secondo me. Il resto del film, dalla seconda parte in poi, è di una noia mortale. Trama inesistente, recitazione, non ho parole per quanto riguarda la recitazione. Mi dispiace perché veramente io mi aspettavo un film godibile, un film anche mediocre di fantascienza, che alla fine lo è, però secondo me è uscito nel momento sbagliato, perché è uscito dopo Star Wars, è uscito dopo Avatar, tematiche di Avatar molto presenti in questo film che vengono continuamente richiamate. Tra l'altro il popolo protagonista di questo film è molto simile ai personaggi di Avatar, alla tribù di Avatar, ora non ricordo il nome, Navi se non sbaglio si chiamassero, quelli blu, qui invece sono bianchi, però più o meno siamo lì. Questo film è stato il sogno di Luc Besson, perché lui fin dai tempi del Quinto Elemento pensava di girare questo film, perché è tratto dal suo fumetto preferito, appunto Valerian e la città dei mille pianeti. Che dire, ad un certo punto il mio cervello ha smesso di pensare, nel senso che cercavo di trovare, nonostante i tanti buchi di trama, cercavo di seguire la storia che continua ad intricarsi, che continua a ingrovigliarsi in cose inutili. Ad un certo punto il filo della storia viene interrotto perché, ad esempio, Valerian sparisce e la sua amica lo va a cercare, poi viene rapita lei e poi sarà Valerian a cercare lei, questo sempre nella seconda parte del film. Non vi sto facendo spoiler, sto cercando di essere molto generico e non parlerò molto perché non ho molto altro da dire, però giustamente due parole ve le volevo dire su questa mia visione. Purtroppo Luc Besson ha toppato, e il fatto che sia un flop questo film a livello mondiale, quindi non soltanto qui da noi in Italia, deve far riflettere. Io però sono il tipo che vi ha sempre detto che non è detto che un film che faccia flop al cinema faccia schifo. In questo caso purtroppo sì. Allora, non è che fa schifo, non posso dire che fa schifo, perché ce ne sono di film ancora più schifosi, ma non ha senso questo film, è veramente, il termine giusto è inconcludente, noioso, fatto male, e io non so che cosa gli sia successo a Besson, nonostante, diciamo, gli effetti speciali sono straordinari, ma quando iniziano ad arrivare i tre alieni che sembrano qui qua qua, quando mi vedo scene inutili, una scena che mi ha dato fastidio è stata quando sono stati attaccati da un mostro, i nostri agenti, e altri loro colleghi li difendevano in questo taxi volante, il mostro uccide tutti, loro due ovviamente si salvano, questi due praticamente non riportano mai lividi, sono sempre pettinati, non sudano mai, pazzesco, è come se in ogni scena questi uscissero da un parrucchiere, sempre con la piega perfetta, sempre faccia smorta, seri, cioè i loro amici sono stati trucidati dal mostro e loro nella scena successiva, quando si salvano nella loro astronave, non sprecano neanche una parola per dire ma guarda, i nostri agenti sono morti, come ci dispiace, come se non ci fossero stati, cioè come se non sono mai esistiti. Ma io dico, ma che logica, che è logica una cosa del genere? Non sono umani questi, sono due robot, cioè veramente mi sono sembrati due robot. Io non ho letto il fumetto, quindi non posso professarmi su questo, però posso dire che la prima parte mi è piaciuta e spesso richiamava alcune tematiche di Star Wars, di Avatar e anche di Doctor Who. E forse anche per questo mi piaceva. Sì, c'è il messaggio ambientalista, c'è il messaggio di rispetto delle altre specie, si parla ad un certo punto, si scoprirà poi, faccio questo piccolo spoiler, di genocidio, però ripeto, veramente, se volete, se vi aspettate un film ai livelli del Quinto Elemento, non andate a vederlo. Se volete vedere un film ricco di effetti speciali, quindi una goduria per i vostri occhi, allora andateci. Ma ripeto, secondo me non resterete per niente soddisfatti, come si dice, soddisfatti o rimborsati. Rimborsati no, certamente. Un'altra delle scene che mi è piaciuta, anche qui una protagonista che dura poco, però per la trama inutile, non serve a nulla, e la scena con la cantante Rihanna, un mutaforma, devo dire che la parte che recita lei, cioè vi rendete conto, Rihanna è una cantante, non è un'attrice, recita meglio di tutti gli attori messi insieme in questo film. Molto bello l'inizio del film che ci fa vedere la nascita di questa stazione orbitante sulla Terra, che mano a mano incontra varie razze aliene, sempre col sottofondo della colonna sonora di David Bowie, molto bella quella scena. Per il resto, mannaggia, mi sono davvero... Io difficilmente mi annoio al cinema, io nella seconda parte del film non vedevo l'ora che finiva, che tornassi a casa, perché veramente mi stavo sentendo anche male, fra virgolette, proprio mi stava venendo anche la nausea. Dispiace, dispiace questo film mancato nell'arsenale di Besson. Tra l'altro Lucy non mi è piaciuto neanche, un altro flop secondo me di questo regista straordinario. Che dire, se volete vederlo andate al cinema, queste sono le mie brevissime impressioni. Ripeto, deluso, davvero tanto, lo dico con un groppo al cuore, deluso, molto deluso. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Don't be lasagna, ciao!